Ciao, benvenuti sul mio canale. Rapida, breve spesa in supermercato. Questa mattina non avevo granché voglia di fermarmi a fare la spesa grossa, la spesa generale. Mi sono solo limitata a prendere le cose più urgenti che mi servivano, perché in questi giorni io di andare nei supermercati, fare file, fare code, stare proprio all'interno dei supermercati in mezzo alla gente mi pesa parecchio, perciò cerco di stare il più poco possibile, di prendere proprio le cose essenziali che mi servono e uscire, andarmene via e tornare a casa. E niente, questo video è giusto per passare qualche minuto insieme a voi, farvi compagnia e farmi compagnia. È una spesa niente di eclatante, poi all'incirca più o meno sono sempre le stesse cose che prendo, però. Chi ha voglia di seguirmi, chi ha voglia di ascoltarmi, mi segue, chi non gli va, ciao e grazie. Allora, la cosa che mi serviva è che per forza dovevo entrare nel supermercato INS, la carta igienica, che l'ho finita. L'ultima volta l'avevo presa, boh, non mi ricordo, comunque mi è finita. Ho preso la più economica possibile. Sono 10 pezzi, 200 strappi e due veli. È la Lori. E questa l'ho pagata 1,69 euro. Non dura moltissimo come carta igienica, perché sì, sono 200 strappi, però insomma, quando si ci pulisce ce ne vuole qualche foglietto. Però tutto sommato è una carta che la trovo la più economica, è morbida, è resistente, e io ho sempre il tarlo e la paura di andare a tappare le fogne, perché quando sono arrivata in questa casa, che era disabitata da tanto tempo, dopo un mese all'incirca mi sono trovata un disastro, che pensavo di chiamare delle, come si dice, delle ditte competenti per sistemare la fogna a causa di detriti che si sono seccati all'interno delle fogne, tra cui appunto carta igienica o carta non idonea da far scendere giù per le fognature. Perciò ci faccio attenzione a prendere sempre carta molto sottile che vada giù tranquillamente. Poi mi servivano, li ho presi per scorta anche se ne avevo ancora, assorbenti igienici Primula. Sono 14 pezzi, sono assorbenti conali, mi ci trovo bene con questi assorbenti, non mi danno allergia. Talvolta ci sono donne che non sopportano alcuni tipi di assorbenti, io con questi mi ci trovo bene. Oltretutto hanno dei polimeri all'interno che il liquido diventa una forma gelosa, perciò danno anche una sensazione di benessere, di asciutto, perché il tutto si trasforma in un gel, e il risultato è che ci si sente più pulite. E questi assorbenti qua li ho pagati con Ali 1,19 euro. Poi andiamo avanti e ho preso le fette biscottate, che le ho finite questa mattina. Buongiorno Natura. Sono 320 grammi e sono 9 confezioni, salva freschezza da 4 pezzi. Io mi trovo bene con queste fette biscottate qua, perché non è la confezione che all'interno ne ha una serie e poi bisogna insomma chiuderle, fare attenzione, se no prendono aria. Questi qua sono pacchettini da 4 e io solitamente al mattino, a meno che proprio non ho fame, 4 fette biscottate le mangio. E queste le ho pagate pa, 99 centesimi. Poi, avendo voglia di dolce, perché anch'io il dolce, come ho già detto altre volte, lo mangio, lo evito, non mangio merendine, snack, però di tanto in tanto qualcosina, un premio me lo concedo, e questo non è che me lo impongo o mi faccio fatica a rispettare questa regola che mi sono data, perché ad esempio oggi ho comprato queste merendine qua, questi tortini bicolore al cacao e vaniglia, per capirci. Sicuramente ne mangerò uno oggi o comunque domani mattina, ma giusto per togliermi la voglia di sentire il gusto del dolce. Però subito dopo che l'ho mangiato, mi rendo conto che potevo anche farne a meno, proprio per il gusto di dire, boh, lo assaggio, provo ad assaggiarlo, però non ho quel gran desiderio, quella foga di dire me lo mangerei tutti i giorni.
Oggi ho preso questo pacchetto qua, sono vabbè con zucchero di canna, non hanno troppi pasticci all'interno, farina di frumento, uova, olio di girasole, farina di riso, cacao, 2% di burro, aroma naturale e niente di più. È abbastanza soft come preparazione. Sono 4 tortine, pesano 45 grammi l'una e se può interessare hanno un valore calorico di 175 calorie, scusate, erano al contrario. C'erano anche al limone mi piace, però avevo proprio voglia di cioccolato. Sarà il periodo, sarà il momento che la voglia di dolce mi porta anche ad avere più desiderio del cioccolato. E queste le ho pagate, queste tortine qua biologiche, 1,39 euro. Poi ho preso il petto di pollo, questo qua a fette della Vita Well. Solo l'1% di grassi, appunto a basso contenuto di grassi, sono 110 grammi. Queste in frigo le tengo sempre, che quando non so che cosa mangiare, non ho voglia di preparare nulla, insalata o verdura cotta e cruda con queste fette di pollo qua, e il pranzo e la cena me la risolvo. E queste le pago 1,39 euro. Poi ho preso un doppio concentrato di pomodoro. Ho guardato gli ingredienti, talvolta c'è lo zucchero all'interno proprio per conservarlo. In questo si direbbe che non è presente perché negli ingredienti è solo citato il pomodoro e il sale. Ne ho uno già iniziato in frigo, però guardando la scadenza c'è scritto che una volta aperto, dopo 10 giorni scade. E infatti è da buttare perché l'ho usato uno o due volte, poi non l'ho più usato e 10 giorni sono belli che passati. In questo, a differenza, non c'è scritto conservare in frigorifero dopo l'apertura, perciò può anche essere che dura di più. Ovviamente dovrò farci attenzione, assaggiarlo, sentire che non prenda odori o gusti particolari. E io il doppio concentrato di pomodoro lo uso soprattutto per fare la verdura in umido, in particolare i fagioli, le lenticchie. Infatti oggi ho optato per questa sera che mi preparerò un bel tegame di lenticchie, così per un po' di giorni ce l'ho, sia per pranzo che per cena, perché a me le lenticchie mi piacciono tantissimo e tutto l'anno. Proprio le lenticchie è un piatto che amo tantissimo, non mi stancano mai. E visto che faccio le lenticchie e non avevo più cipolle, il concentrato questo l'ho pagato una sciocchezza, doppio concentrato 55 centesimi. Ho preso le cipolle rosse di Tropea, arrivano direttamente dalla Calabria, sono IGP. Mi piace la cipolla di Tropea, io la uso per fare i soffritti, la uso per tutto, è una delle cipolle che mi piace di più in assoluto, anche da mangiare per dire cotta, saltata in padella che perde il gusto forte, è una cipolla che mi piace. E appunto facendo le lenticchie, qualche spicchietto per preparare il soffritto, utilizzerò queste. E dunque queste belle cipolle le ho pagate 1,19 euro e il suo peso è, non c'è il peso, non pesano, non c'è scritto il peso. Cipolle di Tropea russo, 500 grammi. Poi, in ultimo, cosa vi lascio, che ve ne avevo già parlato e dopo tanto l'ho ritrovato perché ci sono andata a caccia un po' di, io dico 2 mesi se non 3, ve l'avevo già parlato forse nei primi video, riguardanti i detersivi, l'ho ritrovato, quindi ve lo mostro, perla lavatrice, spuma di champagne lavatrice, bianco puro per bianchi e colorati. Questo per me è il detersivo migliore, l'ho ritrovato. E l'ho ripreso, anzi ho fatto male a prenderne solo una confezione perché magari poi capita di nuovo che per un po' il negozio ne rimanga sfornito. Lo pago 1,99 euro, sono 21 lavaggi, praticamente 1,5 litri. Oltretutto con meno 70% della plastica perché la confezione appunto è morbida e anche più facile da mettere in dispensa perché non occupa tanto spazio.
Lava benissimo, ha un potere lavante, pulente, smacchiante che per mio, diciamo, per mie prove personali che ho fatto pulisce benissimo e poi il profumo che lascia. Le prime volte che lo utilizzavo, quando poi avevo i capi indossati, dicevo: ma che profumo che c'è in giro? Non riuscivo a capire perché non avrei mai pensato che un detersivo così molto semplice, addirittura pensavo che fosse l'ammorbidente, invece dicevo: ma non è l'ammorbidente, perché l'ammorbidente ha un altro profumo. E invece poi mi sono accorta che proprio lui, sia sulle maglie, sui vestiti, le lenzuola, gli asciugamani, per me ha un profumo buonissimo. È il classico profumo di bucato, di pulito, di fresco, di candido. E quando l'ho visto oggi ho detto: finalmente è riapparso. C'erano simili nei giorni addietro, sempre così fatti nel sacchetto così di plastica, ma non mi sono fidata ad acquistarlo perché ho detto: no, voglio trovare di nuovo la spuma di champagne lavatrice. Attualmente sto usando e sto finendo il sapone di Marsiglia della Dexal acquistato all'Eurospin. Finito quello, ricomincerò a usare questo qua perché io questo qua per me è il numero uno, è il migliore detersivo economico, ma che non cambierei con altri perché mi piace davvero tanto, tanto, tanto e sono contenta di averlo ritrovato. E poi insomma 2,21 € lavaggi. Bene, questa enorme spesa finisce qua. Come ho detto all'inizio del video, è stata una spesa rapida, più che altro ho preso lo stretto necessario che mi mancava, di cui proprio ero rimasta a zero. E ho detto: entro e faccio come Speedy Gonzales, entro e esco. In questi giorni proprio non ce n'ho voglia di entrare nei supermercati, di fare le code, di tenere la mascherina. Già col lavoro la porto diverse ore e mi dà fastidio pensare di stare ancora in giro e continuare a avere questa cosa sulla faccia. Perciò, soprattutto adesso che fa caldo, se posso, evito di stare troppo in giro o comunque nei luoghi dove c'è la necessità di indossare la mascherina. Bene, il video termina qua, spero di avervi fatto compagnia qualche minuto. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, qualche argomento da suggerirmi, insomma, qualsiasi cosa, scrivetelo nei commenti, io vi rispondo e vediamo cosa possiamo trattare nei video. Io vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito. Ciao e buona giornata.